Un presidente, una stagista, un vestito, un processo di impeachment. Oggi parliamo di una delle storie più famose della politica americana recente e non solo, una delle storie più raccontate, ma una delle storie di cui secondo me ci sfuggono un sacco di particolari, un sacco di cose importanti. Oggi parliamo del caso Monica Lewinsky. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. This is serious. Ciao e benvenuti a un nuovo video di questo canale YouTube. Prima di cominciare con questa storia devo fare un disclaimer, perché so che molte persone tra voi, tra quelle che guardano i video di questo canale, spesso guardano i video magari con dei bambini o con dei ragazzini un po' piccoli. Se conoscete un po' questa storia e ne avete sentito parlare, sapete che questa storia contiene dei particolari, dei dettagli che magari non sono indicati proprio a qualsiasi pubblico di qualsiasi età. Quindi vedete voi, siate responsabili. Io cercherò di evitare, diciamo, i dettagli più volgari, ci sarà anche qualche beep che censurerà le cose censurabili, però ecco, sapete di che storia stiamo parlando, vedete voi cosa fare di questo video per tutti gli altri, diciamo, gli adulti, o almeno i quasi adulti. Per raccontare questa storia, allora, facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo fino al 1997. C'è un giornalista negli Stati Uniti che si ritrova tra le mani quella che pensa essere la notizia dell'anno, perché ha dei nastri e dentro questi nastri si sente la voce di una ragazza che dice e racconta molto dentro questi nastri di avere una relazione col presidente degli Stati Uniti, una relazione che ovviamente per il presidente degli Stati Uniti è extraconiugale e che peraltro si sarebbe consumata dentro gli uffici della Casa Bianca, addirittura dentro lo studio Oval. Lui si chiama Michael Isikoff, è un giornalista di Newsweek e naturalmente va in redazione dicendo: ho uno scoop, mi hanno dato questi nastri, dobbiamo pubblicare un articolo. La redazione però e il direttore soprattutto sono abbastanza scettici, perché gli chiedono: ma noi cosa ne sappiamo se questi nastri sono autentici, se qualcuno non ha voluto fregarti, hai delle altre prove, chi è questa donna che parla in questi nastri? Voglio dire, si stava per accusare il presidente degli Stati Uniti di qualcosa magari non di illegale, ma di certo di molto grave, di molto compromettente, problematico per la sua persona e quindi anche per la sua carriera politica. Insomma, il direttore decise: lasciamo stare, la storia fu affossata, Michael Isikoff tornò a casa abbastanza con le pive nel sacco, finché nel giro di qualche mese, e siamo a questo punto al 1998, un sito di notizie abbastanza rudimentale, si chiama ancora Drudge Report, un sito dal linguaggio anche un po' sopra le righe, un po' volgare, un sito che pubblica un sacco di gossip e voci di corridoio, quindi a sua volta non affidabilissimo, ma Drudge Report pubblica la stessa notizia che era arrivata pochi mesi prima a Michael Isikoff. Il presidente degli Stati Uniti, che in quel momento era Bill Clinton del Partito Democratico, ha avuto una relazione extraconiugale con una stagista che lavorava alla Casa Bianca. La fonte e la prova di questa notizia sarebbero appunto quei nastri. Chi ha vissuto quegli anni racconta che sembrava che non fosse mai stata così forte la violenza verbale, il livello della polemica tra i due partiti. Noi sappiamo che le cose sarebbero peggiorate molto negli anni e nei decenni a venire, ma ecco, all'epoca si viveva in un momento di straordinaria conflittualità e infatti i repubblicani, pur di delegittimare Clinton, pur di provare a indebolirlo, molto prima che scoppiasse tutto il caso, Monica Lewinsky avevano dato incarico a un procuratore speciale perché indagasse su alcune presunte irregolarità in alcune compravendite immobiliari di Bill Clinton, di Hillary Clinton, insomma, che scavasse un po' nella speranza che trovasse qualcosa di imbarazzante. Questo procuratore era un procuratore repubblicano, molto arcigno, molto determinato, molto serio, sapete quegli uomini tutti di un pezzo che abbiamo anche visto molto nei film americani, era fatto proprio come un personaggio dei film, si chiamava Kenneth Starr. Tried to thwart the legal process. Le indagini di Starr erano cominciate diversi anni prima, il 1997, prima della rielezione di Clinton, e Starr non aveva trovato
trovato granché, né in questi affari immobiliari, né in delle presunte voci che circolavano in Arkansas, lo stato di Clinton, rispetto a una sua presunta relazione extraconiugale. Quando si arriva al 1997, il procuratore Starr è sul punto di chiudere l'incarico da procuratore con quello che ha trovato poco su Clinton, ritirarsi, andare a insegnare all'università, cambiare vita completamente. Ma appunto, torniamo allora al momento da cui eravamo partiti, il momento in cui esce questa notizia. Come nasce questa relazione che c'era effettivamente tra Bill Clinton e Monica Lewinsky? Come si arriva a questi nastri? È una storia incredibile. Fermi tutti, piccola pausa, un momento. Se queste storie vi interessano, ho un consiglio disinteressato per voi, e cioè questo libro, Frontiera, che è il mio nuovo libro, contiene un sacco di storie come questa, non solo per il gusto di conoscerle meglio, ma anche perché queste storie e moltissime altre possono aiutarci a capire come sono fatti gli americani, come ragionano, come pensano a se stessi e al mondo, e perché, lo racconto dentro questo libro, il nostro secolo, questo secolo, sarà un altro secolo americano. Lo trovate in libreria, lo trovate su tutti gli store online, lo trovate naturalmente anche nel link in descrizione, prendetelo, poi se volete ne parliamo, ricominciamo con la storia. Monica Lewinsky lavorava alla Casa Bianca come stagista durante l'estate del 1995 e la cosa già, se volete, paradossale è che a causa dello scontro tra democratici e repubblicani avvenuto proprio in quegli anni, a un certo punto il Congresso non riuscì ad approvare la legge sul budget, quella che da noi sarebbe la legge di bilancio, la legge finanziaria. La legge americana però prevede che se non riesci ad approvare la legge di bilancio entro una certa data, il governo deve smettere di spendere soldi. Il governo non ha più soldi da spendere. In Italia accade invece che c'è il cosiddetto esercizio provvisorio. Puoi continuare sulla base di quanto prevedeva la legge di bilancio precedente. Lì no, e quindi per qualche giorno, poi servì qualche settimana per risolvere quell'impasse, i dipendenti del governo federale, salvo quelli proprio essenziali, restarono a casa perché il governo non poteva pagarli. E per questo motivo la Casa Bianca dovette affidarsi agli stagisti, alle stagiste, per compiere delle operazioni, un lavoro che normalmente veniva fatto dai dipendenti della Casa Bianca. E fu così che questa stagista, Monica Lewinsky, che stava facendo uno stage curriculare, diciamo nel corso del suo percorso universitario, fu assegnata alla Casa Bianca e le fu dato un incarico che la portava a entrare e uscire costantemente dallo studio Ovale per consegnare documenti, a volte per portare un caffè, in generale per entrare in contatto quotidianamente più volte con il presidente Clinton. Non sappiamo naturalmente come andò tutto il resto, ma sappiamo che lei notò che Bill Clinton, quando le stringeva la mano, la teneva un secondo di troppo, che Bill Clinton ogni tanto usciva dallo studio Ovale e andava dove lavorava lei, magari per una battuta. Insomma, nasce una specie di relazione. Perché dico una specie? Perché non dimentichiamo qui di chi stiamo parlando. Da una parte c'è il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo, un uomo adulto che ha enormi responsabilità. Dall'altra parte c'è una ragazza di 22 anni al suo primo lavoro di fatto, che fa la stagista alla Casa Bianca. Lo squilibrio di potere è tale che questa non era effettivamente una relazione, e anzi, mentre lei era convinta che tra i due ci fosse qualcosa, ci fosse del sentimento, e diceva anche, l'avrebbe detto poi in quei nastri, che Bill Clinton le faceva delle promesse e che lei pensava che un giorno sarebbero stati insieme, per Bill Clinton quella fu una relazione sessuale, una storia di corna e poco altro. Queste corna avvenivano peraltro dentro lo studio Ovale. A un certo punto la porta veniva chiusa e lì dentro avvenivano dei rapporti, qui metteremo la censura, dei rapporti orali tra Bill Clinton e Monica Lewinsky. Siccome questa cosa non capitò una volta, e questa relazione tra Clinton e Lewinsky comunque appunto non era confinata soltanto a questi momenti di intimità dentro lo studio Ovale, diverse persone che lavoravano alla Casa Bianca capirono che c'era qualcosa che puzzava, che questa ragazza era troppo spesso dentro lo studio Ovale, e allora, senza fare domande, senza creare un grande scandalo, la trasferirono. Le dissero, vabbè, tu il tuo stage lo prosegui al Pentagono. La mandarono in un altro ufficio, lei andò effettivamente al Pentagono. A quel punto si interruppe questa relazione con Clinton, peraltro con grande sofferenza di Monica Lewinsky, che una volta arrivata al Pentagono fece amicizia con una collega che si chiamava Linda Tripp, piuttosto più grande di lei,
lei. E questa amicizia diventò sempre più stretta e diventò poi una confidente. Insomma, a un certo punto Monica Lewinsky raccontò a Linda Tripp perché stava male, che cosa le era successo, raccontò che si era innamorata del presidente degli Stati Uniti e le raccontò anche tutti i dettagli di quello che accadeva dentro lo studio Ovale. Quello che però Monica Lewinsky non sapeva è che Linda Tripp era una acerrima e ostile nemica, avversaria di Bill Clinton. Lo detestava, era un'elettrice del Partito Repubblicano che tutto avrebbe voluto meno che dare una mano a Bill Clinton, e anzi, se avesse trovato dei modi per danneggiarlo, ne sarebbe stata ben contenta. E quindi a un certo punto cosa disse Linda Tripp a Monica Lewinsky? Le disse: senti, noi non possiamo parlare di queste cose al Pentagono. D'altra parte non aveva tutti i torti, perché insomma troppe persone possono sentirci, parliamone al telefono. E quindi cominciarono queste telefonate serali, notturne, in cui Monica Lewinsky raccontava e raccontava e raccontava, e Linda Tripp dall'altra parte della cornetta diceva di essere la sua amica e la confortava e le dava dei consigli, e nel frattempo registrava tutto. Questi sono i famosi nastri che finirono poi in mano a Michael Isikoff. Questi sono i nastri da cui parte l'intero scandalo Lewinsky, dei nastri in cui lei racconta, per esempio, tra le altre cose, di avere ancora un vestito macchiato da Bill Clinton durante uno di quei rapporti e di non averlo lavato, pensando che non che potesse essere una prova un giorno, pensando che quel vestito fosse intanto per lei un ricordo di un momento per lei importante. E poi a un certo punto un giorno raccontò a Linda Tripp: sai, forse lo lavo perché alla fine me lo voglio mettere. Linda Tripp capì che quel vestito poteva essere una prova, e nei nastri si sente Linda Tripp dire: ma no, non lavarlo, potrebbe essere una prova, potrebbe servirti. Quando Monica Lewinsky insiste dicendo che sto vestito se lo vuole mettere, a un certo punto Linda Tripp, per convincerla, le dice: guarda che comunque ti sta male, ti fa sembrare molto grassa. E alla fine lei decide di non lavarlo sto vestito. Linda Tripp comunque c'è l'amica peggiore che si possa avere nella vita. Leggermente manipolatoria. Ma veramente leggermente. Perché vi dico che Monica Lewinsky non voleva conservare questo vestito per usarlo come prova? Perché lei ovviamente era terrorizzata che questa notizia, l'informazione, le informazioni su questa relazione con Clinton potessero venire fuori, perché vedeva in quello scenario, in quella prospettiva, non solo, come poi accadde effettivamente, la distruzione della propria vita, ma anche la fine della relazione con Clinton, la fine delle speranze, perché poi la relazione era già finita, delle speranze che quella relazione potesse avere un futuro se si scopre che il presidente degli Stati Uniti ha tradito la moglie con una stagista alla Casa Bianca. Linda Tripp però aveva questi nastri e a quel punto doveva decidere cosa farne per indebolire Clinton. Ne parlò allora con un'amica che era un'agente letteraria, e fu lei a far arrivare i contenuti, i nastri, a Michael Isikoff, quel giornalista che abbiamo incontrato all'inizio di questa storia. Non se ne fece nulla, come sappiamo, e allora alla fine decisero di portare questi nastri a chi? A Kenneth Starr, il procuratore repubblicano che stava per lasciare il suo incarico e invece riceve in regalo quello che per lui naturalmente è un tesoro, perché dentro questi nastri c'è la prova che Bill Clinton ha tradito la moglie. E voi dite: ma è un reato? È un problema politico? No! Per adesso. Perché cosa fa Kenneth Starr? Innanzitutto chiama per un'audizione privata a testimoniare, ma comunque sotto giuramento, sia Monica Lewinsky che Linda Tripp, senza dire loro che lui ha i nastri, e chiede quindi a Monica Lewinsky se ha avuto o no una relazione con Bill Clinton, e Monica Lewinsky dice no sotto giuramento. Chiede poi Monica Lewinsky a Linda Tripp di mentire anche lei sotto giuramento. A quel punto però Kenneth Starr ha i nastri, e quindi alla prova che Monica Lewinsky ha mentito sotto giuramento, a quel punto ha il coltello dalla parte del manico, perché propone a Monica Lewinsky un accordo. Io posso darti l'immunità e quindi non perseguirti per il fatto che tu hai mentito sotto giuramento su una cosa così grave, tu però devi raccontarmi tutto e devi anche darmi il vestito. Monica Lewinsky obbedisce, consegna il vestito. Siamo a gennaio del 1998, a quel punto il procuratore Kenneth Starr chiama a testimoniare, sempre con una audizione privata, il presidente Bill Clinton. Il procuratore Starr sottopone al presidente Clinton una dichiarazione che Monica Lewinsky aveva reso nel corso della sua deposizione. Monica Lewinsky aveva detto: non c'è una relazione sessuale tra me e il presidente Clinton. E Starr gli disse al presidente Clinton: lei come commenta questa dichiarazione? È vero o no? Clinton disse: questa frase è assolutamente vera, non c'è una relazione tra me e Monica Lewinsky. I have never had sexual relations with Monica Lewinsky. I've never had an affair with her. Quello è il momento in cui arriva la notizia sul Drudge Report, e nel giro di poco arrivano i nastri e il contenuto dei nastri ai giornali. I giornali si trovano tra le mani le registrazioni di una ragazza che dice di aver fatto del sesso
dentro lo studio Ovale col presidente degli Stati Uniti, che dice di esserne innamorata, e ci sono un sacco di nomi con questa storia, ci sono un sacco di dettagli che combaciano, vengono fuori le foto scattate alla Casa Bianca, delle foto completamente innocue, ma che mostrano che Bill Clinton e Monica Lewinsky si conoscevano, mostrano a volte dei saluti che possono essere sembrati, col senno di poi, particolarmente affettuosi. Insomma, il caso, molto prima che diventasse giudiziario, perché appunto le indagini di Starr stavano ancora andando avanti, diventa un caso mediatico. Ed è un caso mediatico incredibile, cioè voi pensate alla potenza di questa storia, pensate alla morbosità con cui i giornali e le persone che leggono i giornali e le TV ci si tuffarono. Pensate anche a un'altra cosa: il caso Lewinsky e tutta questa storia è ricordata di fatto come il primo vero grande scandalo mediatico al tempo di internet. Era la fine degli anni 90, non esistevano né i social media naturalmente, né YouTube, né un sacco di altri luoghi che oggi frequentiamo, ma la rapidità e la velocità con cui era possibile leggere integralmente le trascrizioni, ascoltare parte di questi nastri, mandarsi link e informazioni, fece deflagrare questa cosa ancora di più. Aggiungeteci anche Fox News, la rete conservatrice che in quegli anni stava attraversando un momento di grande crescita, che si tuffò su questa storia come gli altri canali non avevano avuto il coraggio di fare all'inizio, anche perché raccontare questa storia, soprattutto in una società comunque un po' puritana come quella americana, costringeva i giornalisti a raccontare in diretta, in TV, dei dettagli, a usare delle parole che insomma normalmente sono cose di cui non si parla in TV. Non mettetemi in imbarazzo, avete capito di cosa sto parlando? Insomma, la CNN non parlava volentieri di questo scandalo, mentre Fox News ci sguazzava con grande allegria. La principale, anzi unica vittima di questa storia, quantomeno per le proporzioni che assunse sul piano mediatico, fu ovviamente Monica Lewinsky, e all'epoca di tutto questo non c'era alcuna consapevolezza. La sensibilità delle persone, per fortuna, è cambiata parecchio in questi decenni. All'epoca lei diventò lo zimbello del paese, era il contenuto di ogni battuta su ogni talk show, non importava che fossero di destra o di sinistra, il paese intero rideva di questa ragazza, di questa vicenda. E oggi è chiaro non solo lo squilibrio di potere tra queste due persone, ma anche il fatto che lei fosse la vittima sia di Clinton che dell'atteggiamento dei media. All'epoca niente di tutto questo passava per la testa degli americani, ripeto, anche moltissimi progressisti, e quindi in questo scandalo lei fu completamente masticata e distrutta, ma anche la presidenza Clinton attraversò un grosso problema e un periodo molto difficile, perché si cominciò a parlare del fatto che forse Clinton, quando aveva detto al procuratore Starr non c'è nessuna relazione sessuale tra me e Monica Lewinsky, e beh, forse aveva mentito, e insomma questo è lo scandalo, non tanto aver messo le corna alla moglie, quello ognuno può giudicarlo come vuole, dentro lo studio Ovale, con una stagista, diciamo non proprio un comportamento intelligente, ma se hai mentito sotto giuramento, quello invece sì che è molto grave, e non importa su cosa tu abbia mentito. Il procuratore Starr allora riconvoca di nuovo il presidente Clinton per chiedergli conto della sua precedente dichiarazione, e Clinton dice che conferma quanto aveva detto nella sua prima audizione, cioè non c'è nessuna relazione sessuale tra me e Monica Lewinsky, e dice questo perché bisogna mettersi d'accordo sul significato della parola è, nel senso proprio del verbo essere. Non c'è nel senso che non c'è adesso, ma non vuol dire che non ci fosse stata prima. Un ragionamento un po' da azzeccagarbugli con cui lui cercò di cavarsela rispetto al avere avuto o no una relazione sessuale con questa donna. Bill Clinton questa cosa non la dice soltanto a Kenneth Starr, perché mentre è montato lo scandalo, sempre a gennaio, va davanti alle telecamere e fa una delle dichiarazioni forse più famose della storia americana da parte di un presidente. Dice: guardatemi bene in faccia, ve lo dico in modo chiaro e netto, non ho mai avuto una relazione sessuale con questa donna. Quando in realtà era ormai diventato evidente anche il contrario, e lui aveva già cercato, no, di cavarsela in qualche altro modo col procuratore Starr. Tanto che poi, quando Starr lo riconvoca, a quel punto è diventato molto chiaro che c'è una grossa contraddizione tra quello che lui ha detto fuori e quello che lui ha detto dentro rispetto al fatto che la relazione non c'è, ma forse c'era. E insomma, nel giro di pochi giorni Clinton si ripresenta davanti alla stampa e stavolta ammette di aver commesso un grave errore. I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. It was wrong. Clinton disse: so di aver sbagliato, ma è un errore personale, un errore che riguarda la sfera familiare, non è un errore politico, non ho mai invitato nessuno a mentire per mio conto davanti al congresso, davanti al procuratore, non ho mai voluto ostacolare le indagini. Intanto è scoppiato un trambusto ancora più grosso, perché Clinton ha ammesso quindi di aver messo le corna alla moglie, ha ammesso di aver avuto questa relazione inappropriata. Il procuratore Starr a quel punto sì che monta una vera indagine sul sospetto che Clinton abbia
abbia voluto ostacolare le indagini stesse o abbia voluto mentire, abbia mentito ai procuratori. E ne viene fuori il cosiddetto rapporto Star, un grosso faldone che ovviamente arriva poi istantaneamente ai giornali e di nuovo rifornisce i giornali di materiale veramente volgare, perché poi c'era dentro non solo il racconto minuziosissimo, com'è minuzioso il racconto dei testi giudiziari di ogni singolo incontro sessuale avvenuto tra Clinton e Lewinsky, di questa macchia sul vestito e di come questa macchia fosse arrivata sul vestito e mille altre cose molto private che comunque molti americani si frequentavano, leggevano con un atteggiamento morboso, ma molti altri ne erano infastiditi, allontanati, pensavano che questa storia, che comunque non aveva al centro grandi casi di vendite di armi, di ostaggi, insomma di questioni politiche importanti, ecco, forse stesse ricevendo un po' troppo spazio sui media. Per questo, una delle grandi lezioni del caso Lewinsky è che finì per ritorcersi contro i repubblicani stessi. Un po' perché venne fuori che mentre i repubblicani criticavano Clinton anche per la sua morale evidentemente dissoluta, poi il capo dei repubblicani alla Camera metteva le corna alla moglie. Un altro grande accusatore di Clinton venne fuori, anche lui repubblicano, metteva le corna alla moglie anche lui. Insomma, venne fuori che non è che ci fosse un grande pulpito su cui i repubblicani potevano accusare Clinton di essere un marito fedifrago. Fedifrago. Si dice fedifrago. Fedifrago, che vuol dire che tradisce il coniuge. Nel frattempo arriva il 1998, perché tutto questo si sviluppa nel corso di vari mesi, arrivano le elezioni di metà mandato e Bill Clinton non perde le elezioni. I repubblicani pensano noi sfonderemo perché Clinton è evidentemente screditato e invece i repubblicani non ottengono grandi vittorie, l'economia andava alla grande, in politica estera eravamo in uno di quei pochissimi periodi nella storia americana in cui sembrava che non ci fossero altre superpotenze come gli Stati Uniti, era caduto il muro di Berlino, non c'era ancora stato l'11 settembre, l'ingresso della Cina nel WTO. La grande lezione di quella storia è anche che uno scandalo così privato ottenne sì un grande clamore mediatico ma poche conseguenze politiche. Oggi però, col senno di poi, c'è qualche altra conclusione che possiamo trarre da quella vicenda. Innanzitutto, quello che è stato fatto e quello che subì Monica Lewinsky, che sparì completamente dalla circolazione, si trasferì a Londra per qualche tempo, soltanto da pochi anni è riemersa come un personaggio pubblico, soprattutto impegnata nella lotta al bullismo online, alla violenza nei confronti delle donne. C'è un suo discorso che ha tenuto qualche anno fa, un TED Talk, molto buono, molto interessante, in cui racconta oggi che è adulta che cosa volle dire vivere quell'esperienza, trovarsi al centro del mondo. Un'altra grande lezione, ve l'accennavo poco fa, la potenza di internet. Niente che noi oggi non conosciamo benissimo e potremmo fare un miliardo di esempi di casi che hanno avuto, grazie alla rete, un grande clamore mediatico. Quella fu sicuramente la prima volta, perché Clinton poi così impopolare all'epoca non era. Paradossalmente il giudizio nei suoi confronti rispetto anche a quella storia è diventato molto più severo col passare del tempo. Non si è ammorbidito, ma anzi è diventato più grave, perché oggi siamo molto più consapevoli, anche al di là delle questioni legali e politiche, di quanto il comportamento di Clinton non fu particolarmente responsabile, serio, professionale se vuoi, essendo lui il presidente degli Stati Uniti, ma insomma consapevole delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro lui, a cui sarebbe soprattutto andata incontro lei. Lei che qualche tempo fa ha fatto una battuta su Twitter, c'era un thread, una discussione in cui tutti aggiungevano la loro testimonianza, la loro risposta, la domanda era: qual è il peggior consiglio professionale che tu abbia mai ricevuto? E Monica Lewinsky rispose: il peggior consiglio professionale che abbia mai ricevuto nella vita è: sai che uno stagio alla Casa Bianca starebbe benissimo sul tuo curriculum? Grazie per aver seguito questo video e aver seguito questa storia di cui so sapevate qualcosa ma di cui secondo me non sapevate tutto. Trovatevi degli amici e delle amiche migliori di Linda Tripp, iscrivetevi al canale naturalmente e alla newsletter di Da Costa a Costa, trovate tutto in descrizione. Ci sentiamo al prossimo video, ciao! Hey Clinton, get back to work! Like me.